con voi, se volete che vi dica anche lo spirito con cui ho cercato di preparare questo incontro di questa sera e vorrei viverlo nello stesso spirito, e quasi di contemplazione di ciò che lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa. Mi sono divertito, per così dire, a studiarmi le evoluzioni della realtà del matrimonio e della famiglia all'interno del Concilio Vaticano II, perché effettivamente si vede con evidenza l'azione dello Spirito. E quindi godiamo nel contemplare questa sera, nella misura in cui cogliamo questo dono dello Spirito fatto alla Chiesa, fatto a noi, cogliamo anche in quale direzione lo Spirito Santo soffia per costruire la pastorale con il matrimonio e con la famiglia. Il tema appunto è la dignità del matrimonio e della famiglia alla luce della Gaudium et Spes. Va messo in risalto che c'è stata una elaborazione grandissima fin dalla prima impostazione del Concilio. Per dirla così, con un colpo d'occhio generale fin dall'inizio, il clima conciliare ha favorito il passaggio da un'impostazione del tema sulla grazia matrimoniale che va da una visione morale giuridica, particolarmente incentrata sul consenso, una impostazione difensiva di quello che è il matrimonio, ad una prospettiva biblico-esperienziale, positiva, pastorale. E questo dobbiamo dar atto, è il merito dello Spirito che ha agito attraverso tanti vescovi e periti provenienti da ogni parte del mondo, da diverse culture, che hanno apportato nuove idee e istanze. Inoltre, sempre come premessa, la trattazione del matrimonio e della famiglia è stata inserita fin dall'inizio in un contesto più ampio, quindi non guardando al matrimonio e alla famiglia, ma al matrimonio e alla famiglia nella Chiesa che opera nel mondo, quindi dentro la prospettiva del mondo. Sin dall'inizio, quando Giovanni XXIII ha messo in piedi la commissione sulla coordinazione dei lavori conciliari, già nella prima seduta si è messo in evidenza che tutti gli schemi che erano relativi al concilio avrebbero dovuto avere questa duplice visione, all'interno della Chiesa e all'esterno della Chiesa. Quindi già questo indica in che posizione si metterà la visione del matrimonio: ecclesia ad intra ed ecclesia ad extra. Subito questa commissione, appunto istituita ancora nel 62, ha presentato 17 schemi che poi sono stati ridotti a 13. Ed erano tutti raggruppati intorno a questo titolo generale, Ecclesia Christi, Lumen Gentium. All'ultimo posto, al 17° posto, si trovava lo schema che ci interessa. Era denominato De Ecclesiae Principiis et Actione ad Bonum Societatis Promovendum, diviso in 6 capitoli, dei quali il terzo era dedicato al matrimonio, ed era intitolato De Matrimonio, Famiglia et Problemate Demografico. Sentite già come era guardata la famiglia? Famiglia e natalità. Dopo riprenderò questi discorsi qui. Ma il fatto che fin dal 62 l'impostazione matrimonio, famiglia, natalità. Questo era il titolo del capitolo relativo al matrimonio. Va notato subito che l'inserimento del tema del matrimonio nello schema 17° ebbe due vantaggi. Dobbiamo dirlo subito. Un primo vantaggio di ordine metodologico, nel senso che la trattazione del matrimonio e quindi della sacramentalità risentirà di tutta la tensione del dialogo tra la Chiesa e il mondo.
importante, che è molto importante, che il matrimonio e la famiglia siano stati inseriti dentro la realtà del mondo, la Chiesa nel mondo, perché è così. Quindi attenti a questo rapporto della Chiesa del mondo e a questi famosi signa temporum, i segni dei tempi, che era uno slogan conosciutissimo durante il Concilio. E già qui vedete che c'è un sguardo un po' diverso da quello della fase preparatoria, dove si parlava solo di demografia. Il secondo vantaggio dell'inserimento dello schema sul matrimonio, della trattazione del matrimonio su questo schema qui, è di ordine teologico, perché l'approfondimento della sacramentalità del matrimonio del matrimonio e della famiglia risente così, essendo messo all'ultimo posto in quel contesto, di un'altra antropologia, di un rinnovamento di antropologia, cioè di un rapporto diverso fra natura e grazia, di un rapporto diverso con la cristologia e con l'ecclesiologia. E questo lo si desume un po' da tutta la storia, l'elaborazione di questo documento, leggendosi i vari passaggi, no? Dove si vedono interventi di vari vescovi, di esperti, schemi su schemi sono stati fatti, riunioni su riunioni, e che man mano che andava avanti il Concilio stesso risentiva di tutti i primi documenti. Per esempio la Lumen Gentium ha influito tantissimo sul fatto di quello che verrà scritto poi sul sacramento del matrimonio. Cioè l'ecclesiologia ha influito nel guardare in un certo modo al sacramento del matrimonio. Appare anche necessario rilevare che fu affrontato, fu motivo di molte discussioni, il problema dei fini del matrimonio e della procreazione responsabile. Su questo argomento qui ci sono stati dibattiti sopra dibattiti, e così da come si legge dalle cronache del tempo riportate nei testi che poi vi indicherò, gli è fuori che alcuni voti negativi che sono stati dati al documento finale sono legati proprio a questo discorso dei fini del matrimonio. Fine primo del matrimonio erano i figli. E su questo si discusse tantissimo. E qui venne portata una novità grande. E invece venne proposto il matrimonio come comunità di vita e d'amore, e quindi una visione unitaria dei vari aspetti e delle varie dimensioni della realtà matrimoniale, non disgiungendo più l'unità d'amore dalla fecondità e non disgiungendo fecondità dall'unità di amore. E questo bisogna dire è opera dello Spirito Santo. Perché nell'impostazione primaria non c'era un discostarsi minimo da questi principi. Ci fu un confronto prolungato poi, per dire lo sfondo di tipo filosofico-antropologico, fra la tesi personalistica e la tesi classica della subordinazione dei fini del matrimonio. Poi l'elemento in gioco, sempre che appare nelle varie discussioni, nei vari schemi, è il rapporto fra natura e grazia nel sacramento del matrimonio. E allora in alcuni documenti si vede che viene insistito molto sul discorso natura, in altri sul discorso grazia. E invece vedremo che lo Spirito ha condotto le cose al punto tale da darci effettivamente una visione bellissima e straordinaria del matrimonio. Il testo definitivo sul matrimonio e la famiglia fu votato il 7 dicembre solennemente, c'è stata prima un'altra votazione e poi quello definitivo e solenne con 2039 placet, lo dico ad onor di cronaca, 75 non placet e 7 voti nulli. Notate che nella penultima votazione erano 155 non placet e c'erano dentro proprio taluni elementi che hanno, per i quali
vari padri conciliari si erano battuti fino alla fine. Questo è solo il panorama come premessa, per dire che è stato frutto di una elaborazione consistente, perché c'erano alcuni presupposti di carattere teologico, antropologico molto precisi, che erano punti fissi da secoli, dal Concilio di Trento in poi. Pensate a tutta la dottrina del consenso, che sembrava il nucleo centrale della realtà del matrimonio. E invece la prospettiva che si apre, noi ci godiamo la prospettiva che il Concilio ha aperto, che chiamo così, punti luce della Gaudium et Spes su matrimonio e famiglia. Sono, ne ho messi in luce quattro, ma potrebbero essere anche sei, otto, insomma. Il primo: il sacramento del matrimonio è collocato nella prospettiva dell'alleanza sponsale biblica e come incontro di Cristo sposo della Chiesa con gli sposi cristiani. Avete osservato il cambio di registro con cui sto dicendo queste cose? Superato il discorso, natura e soprannatura, i fini, il personalismo, immediatamente viene collocato nella prospettiva della storia della salvezza, dell'alleanza sponsale biblica tra Dio e l'umanità, tra Cristo e la Chiesa. È superata e lasciata in disparte la problematica del rapporto fra ordine naturale e soprannaturale ed è introdotta la categoria dell'incontro e della relazione personale di Cristo con gli sposi. E qui bisognerebbe dare subito la verifica. Siete tutti sposi che siete qui. Cioè, se non c'è questo, osservate, il Concilio è arrivato a proporre questo tipo di categoria, l'incontro, la relazione personale di Cristo con gli sposi. Poi, secondo punto luce, viene precisato che vi è una permanenza. Si tratta di un'idea nuova e pregnante, collocata dopo quella dell'incontro di Cristo con gli sposi stessi. Cristo si fa incontro agli sposi e resta con loro, viene detto esplicitamente al numero 48. È anche interessantissima la motivazione per cui Cristo resta con loro. Perché Cristo resta con gli sposi? Perché anche gli sposi possano amarsi l'un l'altro come lui ha amato la Chiesa. Cristo è presente perché gli sposi amino col suo cuore, col suo amore, con la sua forza, col suo spirito. Ci sarebbero tutti da sviluppare. Poi eventualmente li riprendo quando vado a vedere la risonanza di questi elementi qui nel percorso della Chiesa italiana. Il concetto di presenza è ripreso in conclusione al numero 48 quando si dice, cito esplicitamente, la famiglia che nasce dal matrimonio renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore. Basterebbe questo per fare una rivoluzione pastorale. La famiglia che nasce dal matrimonio renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore. Chi vi conosce e chi vi vede dovrebbe dire sia lodato Gesù Cristo. Circa la relazione tra famiglia cristiana e viva presenza del Salvatore del mondo, si potrebbe osservare che la famiglia cristiana manifesta tale presenza proprio perché partecipa al modo qualificato con cui tale presenza si realizza. Il nuovo patto, il patto eterno, l'eterna alleanza istituita da Cristo nel suo sangue, patto che è anche di natura sponsale, perché gli sposi partecipano di questa relazione. Inoltre la famiglia cristiana, tramite l'amore degli sposi, la loro fedeltà e unità, la loro generosa fecondità, manifesta la viva presenza del Salvatore nel mondo, in quanto rende visibile l'amore salvifico con cui Cristo sposo ama la Chiesa sua sposa, la feconda continuamente, le è fedele e unito totalmente e indissolubilmente. Quindi c'è una categoria dell'incontro della relazione personale con Cristo, una permanenza di Cristo negli sposi. Andiamo a vedere altri concetti. Un altro concetto che risalta in Gaudium et Spes è che l'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino.
vi faccio ancora notare, perché questa è la bella sorpresa, come in queste espressioni è superato ogni forma di tensione di tipo antropologico, teologico, problematico precedente al concilio. Scavalca tutto, pone un nuovo linguaggio, un nuovo modo di presentare la grazia del sacramento delle nozze. L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino. Quasi a spiegazione e prolungamento di questo pensiero, a conclusione del numero 48 si legge: gli sposi partecipano del patto d'amore di Cristo e della Chiesa. Gli sposi partecipano del patto d'amore di Cristo e della Chiesa. Qui si avverte come il documento sulla Chiesa, Lumen Gentium, ha influito sulla Gaudium et Spes. Perché? Perché addirittura qui viene ripreso ciò che nella Lumen Gentium si dice in una riga 2 del sacramento del matrimonio. Sentite cosa dice Lumen Gentium: i coniugi cristiani in virtù del sacramento del matrimonio significano e partecipano il mistero di unità, il mistero di amore, di unità e di amore fecondo che intercorre tra Cristo e la Chiesa. Allora componiamo insieme questo mosaico. Il filo conduttore sono questi tre concetti: incontro con Cristo, assunzione dell'amore, questo amore viene assunto, partecipazione all'alleanza, all'amore sponsale di Cristo con la Chiesa. Quindi è lecito affermare che Cristo sposo entra nella vita degli sposi cristiani e assume il loro amore nel suo amore sponsale verso la Chiesa. Questo amore assunto partecipa del patto d'amore di Cristo verso la Chiesa. Viene cioè ad essere trasformato ontologicamente dalle caratteristiche e dalla missione dell'amore sponsale di Cristo verso la Chiesa. E leggendo questo non ho potuto non andare a rivedere un testo di biblioteca bellissimo che ci dice come questi concetti lo Spirito Santo li aveva preparati. Nel Concilio Vaticano II è arrivato ciò che anche nel mondo della riflessione teologica si era maturato. E proprio questo voglio leggervi un passaggio di questo teologo, lo Scheben. Notate che questa traduzione dal tedesco è del 53, e sentite cosa dice del matrimonio, così capite come il Concilio Vaticano II ha preso ciò che lo Spirito andava costruendo. Dovremmo ricordare che prima del Concilio e in ordine al matrimonio erano nati dei movimenti di spiritualità, movimento familiare cristiano per esempio, Équipe Notre Dame, c'erano alcuni elementi che stavano maturando e c'erano teologi che riflettevano su questo. Sentite cosa scrive 20 anni prima questo teologo: il matrimonio cristiano sta in relazione reale, essenziale, intrinseca con il mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa. Ha la sua radice in esso, è intrecciato organicamente con esso e quindi partecipa della sua natura e del suo carattere soprannaturale. Non è semplicemente il simbolo di questo mistero o un esemplare che rimane fuori dal medesimo, bensì una coppia germogliata dall'unione di Cristo con la Chiesa, prodotta e impregnata della medesima, dato che non solo raffigura quel mistero, ma lo rappresenta in se stesso realmente, ossia mostrandolo vivo ed efficace dentro di sé. Lo rappresenta in se stesso realmente. Questa parola rappresenta, ripresenta, è stata ripresa nella Familiaris Consortio numero 13. Gli sposi che ripresentano il mistero dell'alleanza e il mistero dell'incarnazione. Ripresentano. Per dirvi come questi concetti hanno alle spalle uno spirito che ha agito nella Chiesa e ha fatto arrivare la Chiesa a questo traguardo. Se noi andassimo a guardare
come dire, il matrimonio prima del concilio, vedremo quasi uno scheletro, no? L'ossatura, cioè il consenso, i fini del matrimonio, il bonum prolis. Se lo guardiamo dopo non vediamo più uno scheletro, vediamo un corpo, vediamo una bellezza. Là c'era, come dire, la coerenza con un'impostazione morale, giuridica, precisa, che voleva difendere il matrimonio, e non è che sia da buttare via, vediamoci. Qui invece lo spirito ha dato al mondo del 2000 la bellezza del matrimonio. E come dire che se noi come obiettivo non ci proponiamo di ridare al mondo la bellezza del matrimonio attraverso questi contenuti e queste motivazioni, noi non abbiamo fatto centro. Oggi non è più il tempo di difendere il matrimonio, perché va comunque per conto suo. Non so se qualcuno di voi ha trovato il tampone per fermare le emorragie delle separazioni. Cioè non possiamo più giocare in difesa, è il tempo di giocare all'attacco mostrando la bellezza del matrimonio. Una bellezza che si fonda proprio su questa ricchezza spirituale, dottrinale, teologica che il Concilio ci ha dato. E da ultimo, sempre come punti luce della Gaudium et Spes, c'è quest'altro: il sacramento del matrimonio viene presentato in intima relazione con il mistero della Chiesa. Quindi vedete, proprio fuori di tutte le previsioni. Potremmo dire che questa è una logica conseguenza e continuazione di quanto detto sopra. È da rilevare che alla famiglia cristiana, in forza del suo nascere dal sacramento del matrimonio come immagine e partecipazione del patto d'amore di Cristo e della Chiesa, viene assegnato un compito del tutto particolare. Lo trovate al numero 48. Manifestare a tutti, abbiamo letto, la viva presenza del Salvatore e la genuina natura della Chiesa. Quando mi fermo su queste cose vi dico: ma se noi capissimo quali indirizzi pastorali sono nascosti dentro il concilio, dentro i documenti che poi sono succeduti, avremmo da fermarci e proprio da cambiare strada in certi momenti. Ma perché il concilio nel 65 ha detto che chi mi manifesta la natura della Chiesa, la genuina natura della Chiesa, è la famiglia? Manifesterà a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa. Notate che questo è ripreso anche poi dalla Familiaris Consortio nell'80, quindi non è che manchi la voce dello Spirito alla Chiesa. E la chiama, questa qui, una missione particolare assegnata alla famiglia cristiana nei confronti del mondo: mostrare la genuina natura della Chiesa. Capite che c'è un bel dire, poi ve lo mostro anche dove è stato usato per la prima volta, la parrocchia famiglia di famiglie. Ma se la famiglia è insignificante, cosa volete che facciamo? Cioè, se la famiglia non ha un suo significato, un suo ruolo, un suo compito, è un bel dire la parrocchia famiglia di famiglie. Il testo conciliare instaura un rapporto intimo tra viva presenza di Cristo Salvatore e la genuina natura della Chiesa. Perché mostra la genuina natura della Chiesa? Perché c'è una presenza di Cristo. Allora io devo trovare il modo con cui questa genuina questa presenza di Cristo nella famiglia produca famiglie che sanno di Chiesa, che vivono Chiesa, che dicono Chiesa, ma non perché si mettono addosso i vestiti da preti o fanno novene, ma perché nella loro carne si legge una modalità di unità, di fraternità che è diversa. Poi eventualmente riprendo questo discorso. E questo è dovuto al fatto che il matrimonio è immagine e partecipazione del patto d'amore di Cristo e della Chiesa. È nella struttura sacramentale che si manifesta il legame strutturale, intrinseco, profondo tra famiglia e Chiesa. Hanno lo stesso DNA. Questo è il panorama, diciamo così, dei punti luce del Concilio Vaticano II.
nella Gaudium Spes. Allora andiamo adesso a guardarli nella ricaduta che hanno avuto dal 65 in poi, 69, mi pare che nel 65, sì. La ricaduta che hanno avuto poi in Italia. E il primo documento che recepisce in Italia la Gaudium et Spes è il documento Matrimonio e Famiglia oggi in Italia, del 69. Notate che la Gaudium et Spes è stata approvata 4 anni prima. Siamo in piena campagna referendaria per il divorzio. Tant'è che in allegato, per così dire, a questo documento sul matrimonio e famiglia oggi in Italia c'è immediatamente dopo una dichiarazione dell'Episcopato italiano dal titolo Il divorzio in Italia, dove dicono appunto che di non schierarsi assolutamente da quella parte per il referendum. E esce questo documento. Vi leggo soltanto qualche particolare per goderlo insieme e sottolineare i contenuti. Sentite. Al numero 8, per gli sposi cristiani è una missione grande e talora difficile, ma non debbono temere perché Cristo rimane con loro. Come Cristo ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così i coniugi cristiani possono in Cristo amarsi fedelmente per sempre con mutua dedizione. Osservate come è stato immediatamente assimilato uno dei concetti principali. Cristo rimane con loro. Apro una parentesi. Quanti dei nostri corsi per fidanzati educano al fatto che con il matrimonio Cristo sta in casa con loro? Per tutta la vita, anche se si separano. Esiste un'educazione alla presenza di Cristo? E notate che qui viene presentato nella sua efficacia. Perché è proprio questo fondamento di Cristo, possono amarsi fedelmente per sempre con mutua dedizione. Più oltre il numero successivo dice: l'autentico amore coniugale, insegna il Concilio, è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva di Cristo. Osservate l'altro concetto, che l'amore dei coniugi è assunto, fatto proprio, entra dentro. Vi ricordate l'amore degli sposi assunto, la partecipazione, l'incontro con Cristo, quei tre elementi sui quali si gioca nella Gaudium et Spes per parlare della grazia del sacramento delle nozze. Ma molto significativo in questo documento qui è un indirizzo che danno sotto il profilo della pastorale. La parte terza c'è la pastorale della famiglia. Dopo da lì in poi abbiamo anche perso questa bellezza di titolo, perché da lì in poi si parla di pastorale familiare, che sta a significare una pastorale fatta per la famiglia, mentre già qui si mostra qualcosa di diverso, la pastorale della famiglia. Sentite cosa dice, è unico questo qui, è rimasto purtroppo solo sulla carta. È necessario che la famiglia divenga il centro unificatore dell'azione pastorale. Avete sentito bene? Centro unificatore dell'azione pastorale, superando la fase generosa ma sporadica ed episodica per giungere ad una fase organica e sistematica. Un certo criterio settoriale o individualistico ha finora guidato l'azione pastorale. Dovremo passare ad un criterio che abbia per oggetto la famiglia come comunità. Cioè trattare la famiglia come soggetto. Mentre la nostra pastorale è ancora, no? Se lo so qui a Bologna, ma si comincia i bambini, i ragazzi per gli adolescenti, i giovani. No? Prima ancora c'erano gli uomini e le donne, adesso si è superato uomini e donne, ma è tutto settoriale. C'è un elemento unificante che è la famiglia. Ma non perché, mi raccomando, non ragionate da maggioranza. Forse qui a Bologna ne risentite ancora di più di non essere maggioranza, ma io lo dico con la testa di quelli del Veneto. Non possiamo pensare che
la pastorale funzionerà quando la maggioranza sarà così. Dobbiamo cominciare a seminare una coppia, due coppie che vivano come soggetto. La famiglia, scrivono sempre i vescovi, deve inoltre divenire soggetto di pastorale, essendo i coniugi dotati di grazie, di carismi e di esperienze particolari. È la prima volta in assoluto nella storia della pastorale post-conciliare, e tanto più prima del concilio, che si parla di famiglia soggetto di pastorale. I coniugi soggetto di pastorale perché dotati di grazie, di carismi e di esperienze particolari. Noi siamo ancora dentro il concetto di chi dà da fare qualcosa alla famiglia. Dà da fare qualcosa alla famiglia. Non di chi riconosce che la famiglia ha determinati doni specifici che possono essere messi a servizio della comunità. Questo nell'89, nel 69, quindi vuol dire 42 anni fa. Ma di questo proprio non è passato. Così, visto che siamo qui qualche prete, c'è anche scritto in un numeretto successivo: è necessario che il sacerdote approfondisca teologicamente lo studio del matrimonio e della famiglia, allo scopo di vivificare con la verità cristiana l'intera opera pastorale. Cioè la pastorale va vivificata con i contenuti della verità cristiana sul matrimonio e sulla famiglia. Poi mi permetto soltanto di citare un titoletto successivo, che è: il fidanzamento è un tempo particolare di grazia. Mi basti questo titolo, che poi è stato anche utilizzato come titolo sia in varie pubblicazioni di libri, come è stato utilizzato dal direttorio di pastorale familiare. Però non si è ancora pensato ad un tipo di percorso dove ci sia il far crescere la grazia del fidanzamento. Però anche qui dobbiamo per forza noi preti ragionare sul fatto che noi accompagniamo tutti allo stesso modo. Cioè abbiamo, come dire, canali unici, no? per condurre al fidanzamento, al matrimonio. Quindi dobbiamo pensare che parlare di fidanzamento tempo di grazia a chi viene in chiesa solo per viene a chiedere matrimonio in chiesa solo perché preferisce la chiesa al municipio, capite che non ha significato. Quindi già questo documento dell'89 è quanto mai prezioso per dire che la Chiesa italiana ha recepito i punti essenziali del Concilio. Andiamo a vedere altri passaggi dove cogliamo ancora più, secondo me, questa assimilazione che la Chiesa italiana ha avuto, ma anche le fatiche nel tradurre in pastorale. L'altro documento è del 75, quindi dal 65 al 75 sono passati 10 anni dalla Covenant Spes. La Chiesa italiana si sta muovendo negli anni 70 intorno all'evangelizzazione, e nel 75 esce questo documento che è Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, ed è di una bellezza unica questo documento. Per me, per esempio, nella mia formazione, questo è stato determinante per aiutarmi a capire da che parte bisognava andare. Basti solo i primi due capitoletti come sono intitolati. E qui si capisce subito come questo documento ha assorbito in pieno il Concilio Vaticano II, dopo 10 anni. Il matrimonio nella storia della salvezza. Dove non va a parlare del matrimonio come venivano vissuti nella storia della salvezza, ma come il matrimonio è dentro la storia della salvezza, perché tutta la storia della salvezza è fondata proprio su questa relazione tra Dio e il suo popolo. E il secondo capitoletto, il matrimonio sacramento della nuova alleanza. Vedete come siamo proprio esattamente nella prospettiva del Concilio Vaticano II. E allora qui godiamo nel vedere come lo Spirito Santo ha guidato anche la Chiesa che è in Italia, e come noi dobbiamo tentare di rincorrere l'azione dello Spirito nelle Chiese. Sentite come parla del sacramento del matrimonio
in questo documento, al numero 34. Già qui dice una novità che, per esempio, non è totalmente dimenticata già in documenti successivi. Qui c'è un documento sulla preparazione dei fidanzati al matrimonio della famiglia della CEI dell'89, quindi vuol dire 75, 85, 14 anni dopo, dove già si è perso questo concetto. Gli sposi partecipano, sentite la parolina, partecipano dell'amore cristiano in modo proprio e originale, non come singole persone, ma assieme, in quanto formano una coppia. Qui c'è tutta la novità del passaggio dal battesimo al sacramento del matrimonio, che solitamente non, nei documenti è messo giù non in modo chiaro. Si dice che i fidanzati devono rivivere il loro battesimo, ma c'è una novità, c'è un salto. È radicato nel battesimo, ma con le nozze avviene un salto. Perché? Per il sacramento, per il battesimo, lui e lei appartengono a Cristo, sono di Cristo. Battesimo, cresima e eucaristia. Che cosa accade di nuovo? Partecipano in quanto formano coppia. Cioè la grazia sacramentale è la grazia, lo spirito che è dato alla relazione di quel lei e lui battezzati. Qui c'è già la grazia nella singolarità delle due persone. La novità è che la grazia e lo spirito realizza, consacra questa unione. Sentite come sempre risuona il Concilio Vaticano II, la Gaudium Spes. Il vincolo che unisce l'uomo e la donna e gli fa una sola carne diventa. Notate questa parola, diventa. Vuol dire che c'è un fatto nuovo. Diventa. Segno e riproduzione di quel legame che unisce il Verbo di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, il Verbo di Dio alla carne umana. Da lui assunta è Cristo capo alla Chiesa suo corpo. Poi c'è un passaggio, ve lo leggo non perché attiene al tema, ma perché è molto bello nel contenuto. Per questo la coppia cristiana non si sostiene soltanto per la naturale complementarietà esistente tra uomo e donna, né si regge unicamente sulla volontà di comunione degli sposi, ma ha la sua originale sorgente in quel legame che indissolubilmente unisce il Salvatore alla sua Chiesa e la ultima matrice nel mistero della comunione trinitaria. Qui il mio cuore ferito non può non dire che senza Gesù non c'è salvezza del matrimonio. Non c'è salvezza del matrimonio. Noi stiamo tentando, no, di dire, insomma, dai, coraggio, con un tre quarto esperti, con qualche psicologo in più. E io vedo tutti i casi di separazioni, tensioni che conducono alla separazione quando non c'è Gesù, quando non c'è il Signore. Cari amici, dobbiamo trovare, arrampicarci sugli specchi per trovare quel motivo per cui ma sai, ma non sai cosa perdi, ma vedi che lui in fondo ti vuole, ma vedi che lei, ma i bambini, ma i figli, ma poi, ma il lavoro, ma quanto vi costerà. Non c'è salvezza senza Gesù, solo che noi cristiani battezzati non abbiamo più il coraggio di dirlo, tutto il punto. Ma soprattutto, peggio ancora, non lo viviamo come fonte di unità. Il Gesù che è con voi sta facendo crescere la vostra unità di coppia. E allora che reclam siete voi di risposi? Se la vostra vita di coppia e di unità non cresce, cosa dite alle giovani coppie? Il sacramento del matrimonio non può essere un'imbalsamazione, una cornice ad una santa resistenza di coppie. È il cercare la crescita di coppia. Non possiamo più accontentarci e dire che sono buone coppie quelle che resistono. Daremo medaglie al valore, ma non sono un sacramento. Noi dobbiamo votare a coppie che sanno crescere. E allora, non,
la coppia cristiana non si sostiene soltanto per la naturale complementarietà uomo-donna. Non occorre molto per capirlo, no? Che non basta essere maschi e femmine per resistere insieme. Né si regge unicamente sulla volontà di comunione. Perché a un certo punto la volontà può venire meno di stare con quell'uomo o con quella donna. Perché non se ne può più. Ma ha la sua sorgente nel Salvatore, nel legame che unisce Gesù con la sua Chiesa, è l'ultima materia, è l'ultimo del mistero trinitario. Sono uscito di tema. Al numero 43, sempre per dirvi quanto e come è stato recepito il Concilio in questo documento che per me rimane basilare, al numero 43 si legge: per i battezzati il patto coniugale è assunto nel disegno salvifico. Voi sentite il Concilio? L'amore umano è assunto nel disegno salvifico di Dio e diventa segno sacramentale dell'azione di grazia di Gesù Cristo. Cioè dove c'è il matrimonio c'è Cristo che agisce con la sua grazia per l'edificazione della sua Chiesa. Oppure il patto coniugale è segno e strumento dell'azione del Salvatore. Segno e strumento dell'azione del Salvatore. Vi ricordate il discorso presenza? Oppure, sempre numero 44, l'amore coniugale cristiano è nel mondo presenza del Salvatore. Noi dovremmo porci la domanda come preti: ma noi preti come utilizziamo il fatto che Gesù Salvatore è presente in ogni coppia di sposi? Lo usiamo, questo Gesù Salvatore? È sorgente di attività pastorale? O è solo il sacramento che fruttifica, il sacramento dell'ordine che fruttifica in attività pastorale parrocchiale? O anche il sacramento del matrimonio può far fruttificare un'attività pastorale positiva? Poi al numero 59 vedete che viene ripreso il concetto di famiglia soggetto. Sentite cosa dice: i coniugi perciò, in forza del loro ministero, non sono soltanto l'oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa, ma ne sono anche il soggetto attivo e responsabile in una missione di salvezza che si compie con la loro parola, la loro azione e la loro vita. Soggetto attivo e responsabile. Quindi se qui c'era un inizio di recezione nel 69, 4 anni dopo, questo, 10 anni dopo l'evangelizzazione del sacramento del matrimonio della CEI, diventa un testo base, quello che più ha sviluppato e diffuso le idee forza portanti del Concilio Vaticano II. L'idea della presenza di Cristo, l'idea dell'assunzione dell'amore di Dio. Veniamo ad un altro documento che è bellissimo e che ci aiuta a contemplare la grazia degli sposi, un documento tanto bello quanto sconosciuto. È quello che secondo me porta al vertice il come la Chiesa italiana ha assimilato, ha dato risonanza, continuità, è diventato proposta pastorale della Gaudium et Spes. Però è un documento sconosciuto, quindi andate a cercarlo, lo trovate in internet, lo trovate nei documenti CEI, ed è intitolato Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica. È un documento che è stato pubblicato in appendice al documento Comunione e Comunità. L'appendice porta questo titolo qui, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica. È dell'81. È stato scritto pubblicato un mese e mezzo prima della Familiaris Consortio. Ora sapete che la Familiaris Consortio è quella che a livello di Chiesa Universale ha recepito il Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes,
e l'ha riproposta in un pensiero articolato e molto più ampio per tutta la Chiesa universale. Questo documentino piccolo piccolo esce un mese e mezzo prima, è di una ricchezza straordinaria. Vi leggo soltanto qualche passaggio, proprio per godere, perché diventa catechesi per tutti noi, per godere di quello che lo Spirito ha detto alla Chiesa. Sentite cosa dice al numero 4. Dove presenta, il numero 4, presenta lo Spirito Santo come protagonista nell'essere e nell'agire degli sposi e della famiglia. In ogni sacramento della fede, la Chiesa Madre, intimamente congiunta a Cristo nello Spirito Santo, che dà vita, manifesta e vive in modo privilegiato la sua fecondità di grazia. Come nel battesimo la Chiesa genera nell'acqua e nello Spirito i nuovi figli di Dio, così essa nella celebrazione del sacramento del matrimonio genera le coppie cristiane come cellule vive e vitali del corpo mistico di Cristo. Proprio per questo chiede a tutti i suoi membri di accoglierle come sue componenti organiche dotate di carismi e di ministeri propri. Poi al numero 5 dice: la famiglia cristiana non è legata alla Chiesa semplicemente come la famiglia umana è aggregata alla società civile. Notate la premessa, che è interessante, no? Anche nella società civile la famiglia è coinvolta, è parte della società civile. Ma dice la famiglia le è unita alla Chiesa con un legame originale, donato dallo Spirito Santo, perché che nel sacramento del matrimonio fa della coppia e della famiglia cristiana un riflesso vivo e una vera immagine, una storica incarnazione della Chiesa. Lo Spirito Santo fa della famiglia cristiana un riflesso vivo, una vera immagine, una storica incarnazione della Chiesa. Ci sono espressioni in questo documento dell'81 che non vengono più riprese poi successivamente. Si vede che lo Spirito Santo ha parlato e ha detto: adesso basta, cose belle non ne dico più, perché effettivamente qui ci sono dei passaggi che sono commoventi, ma si potrebbe leggere tutto, ma solo qualche bocconcino. Per la grazia dello Spirito Santo la coppia e la famiglia cristiana diventano chiesa domestica, in quanto il vincolo ad amore coniugale tra l'uomo e la donna viene assunto e trasfigurato dal Signore in immagine viva della comunione perfettissima che lega tra loro nella forza dello Spirito Santo Cristo capo alla Chiesa suo corpo. C'è una sintesi straordinaria della grazia del sacramento del matrimonio. Però da qui, da questi passaggi qui, non so come risuonino nel cuore vostro di sposi, ma per me di prete sento bisogno di dire: mi fermo, guardo, contemplo, perché è una cosa troppo grande. Può darsi che a voi passi lice sulle spalle, mi mengropa, però, perché è troppo grande, e mengropa perché vedo che non riusciamo a darlo a voi sposi. Dunque, l'uomo e la donna, pensatevi voi, ciascuna vostra coppia. L'amore, il vincolo d'amore dell'uomo e della donna viene assunto e trasfigurato dal Signore. Il nuovo rito del matrimonio, nella quarta prece, dove nel linguaggio liturgico si cerca di esprimere la grazia del sacramento delle nozze, si usa questa espressione qui: trasfigura quest'opera che hai iniziato, invocando lo Spirito, è nella preghiera di invocazione dello Spirito. Trasfigura quest'opera. Questo amore uomo-donna viene assunto, trasfigurato in immagine viva della comunione che lega tra loro Cristo e la Chiesa. Come dire, siete una goccia d'acqua
inserita nell'oceano dell'amore che unisce Cristo alla Chiesa.